Such a waste, Inquisitor. When I took off his mask, I knew him. We'd attended parties together. If I'd stopped to reason, if I'd used my voice instead of scuffling like a non penso potesse uscirne parlando. I wonder who that young man would have grown into. Forse non meritava pietà. Non lo possiamo dire. Il fatto è che non siamo affatto sicuri che se ci avesse parlato lui si sarebbe fermato. Anzi, forse si sarebbe soltanto fatto accoltellare. From bard to diplomat is quite a change in direction. I was headed down that path for some time already. That night. Hai capito che non poteva essere la tua strada, quello è chiaro. In all the commotion, forgive me. I don't believe I ever thanked you for helping me with this. Non ti preoccupare. Hold on to it. Don't lose sight of why you came here. I will never forget you helped save the House of Montelier, Inquisitor. And should you ever visit Antiva, stories of the welcome we'll give you will be told for years. Beh, prima di procedere oltre nuove vette e immagino vorrei andare a finire la missione di Varric, visto che è passato un minimo di tempo fra questo episodio e il precedente, e con minimo di tempo intendo tipo un quarto d'ora, però vorrei vedere che almeno qualcosa era pronto al tavolo di guerra. Non mi ricordo cosa, però. Completato. Qui ci sono tutte le carte. Questo quanto ci voleva? Questo mancano 24 secondi, da paura. Questo pure, quindi lo faremo da qua a breve. Ma con chi è il soggetto? Vabbè. Festeggia l'uccisione del drago. Amuleto della volontà superbo. Ah, i nostri operai hanno collocato la testa in una posizione ben visibile. Per i miei gusti è piuttosto volgare, ma i nobili la trovano incredibilmente interessante. E volontà supremo è buono. È buono. Allora, io qui dovrebbe essere pronta praticamente adesso. Sta nel tenente dei Templari Rossi. Abbiamo il nome del tenente dei Templari Rossi che teneva i contatti con Malifant e gli uomini liberi. Carroll. È atteso al padiglione del leone tra 2 giorni esatti. Non esitare a fermarlo, ma ti supplico di farlo alla svelta. Una mia vecchia conoscenza di molti anni fa. Cullen, a voglia. Questa è proprio una missione, quindi. Ok. Poi qui c'avevamo risorse. Guarda, no, qualcosa che non fosse risorse. Questa è risorse. Completato. Ok, allora. Vediamo qualcosa che non fosse risorse qui. Abbiamo sicuramente accordo con i principi mercanti. I mercanti della monarchia di Antiva hanno chiesto se possono in qualche modo aiutarci. Questo mi sembra che l'avessimo già letto. Ho individuato qualche decina di diplomatici che per la gestione dei principi mercanti. Ovviamente supervisionano ogni singola fase della cosa. Da paura. Poi, ottieni erbe, via di fuga per gli agenti, non, era sotto, era ok, non possiamo farlo. La giovane promessa, che sembra interessante. Un messaggio scritto con accurata calligrafia dal giovane appena arrivato. All'inquisizione ho scoperto alcuni banditi che prendono di mira le vostre pattuglie. Sono i soliti brutti ceffi e posso indicarvi dove si trovano. Avrei cercato io stesso di fermarli, ma quelli sono armati. Al contrario di me. Sembra allora un ottimo motivo per non andare a ingaggiare. Procuratemi una spada e vi aiuterò perché voglio aiutare di Sutherland. Se il giovane sa dove si trovano, armiamolo. Saprà cavarsela da solo. Bah, oddio. Io avrei mandato anche qualche truppa. Vabbè. E abbiamo qualcuno disponibile? No, 1, 2, 3. Ok. Diciamo che allora qui abbiamo fatto. E a questo punto ci muoveremo per finire la missione di Varric. Come Calle? Ah no, era quello di prima. Aspetta. Ah, prima amuleto da volontà superbo. Che da volontà più 10.
E dove? Allora, aspetta un secondo. Intanto fammi vedere un attimo le statistiche de Solas. Allora, volontà 22. Ogni punto aumenta l'attacco e la difesa magica e ha solo 22, dove magia 37. Lui aveva un amuleto più 5 magia, se non erro. Quindi magia gli scenderebbe a 32 e questo andrebbe a 32. Sarebbe paro. Molto bilanciato. Qui abbiamo aumentato tutto il 10%. Sulle difese. Va bene. No, sì, mi piace. Allora, facciamo così. Solas, accessori, amuleto della volontà superbo va a sostituire. Perché non me lo fa cambiare? Ok. E della magia migliorato. Cosa c'aveva Dorian? Stessa cosa. E a questo punto lo possiamo dare tranquillamente a Vivienne, che anche se non gli abbiamo dato praticamente nulla, visto che ci sta molto simpatica, gli ammolliamo questo. Devo ancora capire sto cimiero di pietà con che cacchio va usato. Anzi, mi scuserete un secondo. Ok, non era per spoilerarsi cose particolari, ma era soltanto per capire se lo dovessimo ancora utilizzare oppure non l'avessimo utilizzato e fosse inutile che lo tenevamo qua. Pare che ci sia una missione che richieda il cimiero di pietà nella Costa Tempestosa. Ho dato proprio quest'occhiata così veloce, mi pare che sia qualcosa per Cullen, ma non ho visto né la missione né dove andava usato né nient'altro. Questo per essere completamente trasparente con voi. Allora, sconfiggi Carroll, sì, interessante, ma non adesso. Io vorrei attivare nella Costa Tempestosa. Assalta la roccaforte dei Empire Rossi, ottenere Abate Proloscura. Vabbè, però attiviamoci questa. Vai alla mappa. Mappa del mondo. E Costa Tempestosa. Noi siamo, ecco, infatti era questo che ci interessava. Tutta questa zona che prima era chiusa. Tenere Abate Proloscura, ce ne sono svariati. Dall'inizio alla fine. Però teniamola come secondaria. A me interessa più questo acqua rossa. Quindi partirei da qua. Magari questi qua ce li andiamo a fare. No, facciamo che prima andiamo a fare qua e poi semmai pensiamo di ripulire tutto il resto. Ah, ho fatto qualche upgrade alle pozioni, ma poca roba perché alla fine ho finito tutte quante le erbette, perché visto che erbe esile qua non le ho più collezionate perché sono pigro, chiaramente poi le ho finite perché servivano soltanto per quella roba là. Quindi, visto che off camera non sto più giocando, non ho nemmeno scorte di piante, erbe, fregnacce varie. Ergo, non riesco a potenziare tutto come vorrei. Inquisitor. Sì. Che c'è? Inquisitor. Ah, era così proprio. Ascreo. Non c'era niente. No, ok. E era un bel po' che non veniamo qui, eh. Fa venire un po' voglia di mettermi il toro de ferro, perché sono passati di 27 anni quando abbiamo preso e noi l'abbiamo trovato proprio qui sulla Costa Tempestosa. Oh, Templari! Buoni tutti, attenzione! Oh, sono pure cazzuti! Livello 16. Ok. Ok. Questo è invisibilizzato ma con scarsi risultati. Ok, dai, dai, di cattiveria. Questo sta a dormire. Mamma mia, quanto è volato. No, liscio. Far giro. Che sta arrivando pure l'orso, sta arrivando. Vattene via. Nessun altro? No. Che ci sta attaccando l'orso? Perché ho sguainato l'arma? Non lo so. Vabbè, allora. Lirium rosso puro. Tra l'altro lui sarei dovuto passare pure al tavolo una volta a Skyhold per depositare un po' di robetta che ci dava bonus contro cose varie, ma che
Chiaramente non l'ho fatto. Sì, mi vedrete un po' più spesso fermarmi per raccogliere erbe e erbette, oltre che ammazzare quest'orso. Perché, mi state chiedendo? Perché non ho molto tempo off camera, per cui dovete sopportarmi un minimo pure qua. Ok, mo, questi orsi qua sono un po' più semplici rispetto a quelli elite di livello 16 che abbiamo incontrato nella tomba di Smeraldo. Però questo non ci ha dato una mazza? È un evento molto triste. Va bene. Vabbè, comunque no, la nostra priorità non era la radice elfica, per cui però tipo loto sanguigno, rampicanti ed erbe esili. Erbe esili qui sulla spiaggia ce n'erano aiosa. Cos'è quello? All'oro del profeta ci serve. Ci serve all'oro del profeta. Buoni tutti. Che poi molte cose chiaramente me ne scordo, però non è mai che ci dà l'alloro del profeta per 72 quando succedono così. Sempre sull'erba elfica si succede, la radice elfica. Allora, noi il blocco stava giù, no? Che adesso non so per come dovrebbe essersi sbloccata sta cosa. Però no, non era da qui, c'era tipo una galleria. Era più giù là che c'era una galleria? Fatemi un po' capire come si accedeva alla questione. Era qua. Ok. Vediamo se l'hanno aperta. Erba esile ci serviva, abbiamo detto. Semi di erba esile pure. Ottimo. Tra l'altro non sono passato neanche dai giardini per prendermi le erbe. Stupido io. Questi qua? C'avete qualche forziere? No, però avete aperto il tutto? Bravi, avete aperto davvero. Oh, buoni che ci sono nemici qua dietro. Buoni tutti. Attacco alle spalle. Fammo comunque l'attacco alle spalle a questo, va? Questo si è invisibilizzato un secondo. No. Mi sta dietro. T'ho visto. Merdaccia. Beh, vem attacca adesso, Mi fai proprio male. Dai, fermate qua, va. Rimani a farci compagnia. Mamma, la violenza, la violenza. Mamma mia, ti hanno provocato il mondo. Io devo assolutamente prendere la passiva che fa più danni a chi sto provocati, comunque. E dovrei trovare un modo per velocizzare ancora di più il caricamento, soprattutto perché avendoci adesso solamente l'urlo, non andiamo molto bene a velocità di aggressione. Qui ci sono 2 miliardi di loti neri che... Ah, pure il semo ci ha dato, da paura. E comunque dico, devo un attimo studiare bene come calibrare il tutto. Vabbè, mo' lodo nero non mi ricordo manco quanti ce ne servissero, Se ce ne servissero. Vabbè, famo che qua stiamo a posto. A posto, basta così. Allora, qui lo possiamo anche togliere perché ci siamo arrivati, insomma. La vediamo. E allora adesso sta la fortezza Templari Rossi, che pare un qualcosa. No, non ci dava niente. Ho detto che eravamo a posto, insomma, ce l'ho proprio davanti, che fai? Senti dietro questa specie di musica sacra. Va bene. Comunque, possiamo procedere. Qui che abbiamo? Funghi? Questi non mi ricordo se li ho usati per qualcosa. Però ce ne dà svario. Di quando dico questa roba per 7, non ce ne dà mai quando serve proprio a me. E altro fungo. E ce lo prendiamo, non si sa mai. Perfetto. Procediamo oltre. Oh, qui signori siamo un terreno vergine. Qui tutti questi scrigni vuoti. Qui l'erba esile meno raggiungibile della storia. Oh, buoni che c'era un depreda. Questo che è? Chiave del Templare Rosso. Ah, beh, immagino che ci servirà. Allora, qui immagino anche che incontreremo dei Templari prima di arrivare alla fortezza. Eh sì. I'm certain King Alistair would appreciate having them removed from Ferelden's shores. Sì, sono convinto anch'io. Non è che Alistair proprio sia un simpatizzante di questi signori.
Allora, questi sono grossi. Sono grossi assai. Sai che ti dico? Ma marchiamo la zona, va? No, ho fatto una cazzata. Ho usato lo sfondamento quando non si era ancora messo lo scudo. A sto punto magari no, no, ecco, ho fatto la cazzata. Non gli ho dato abbastanza credito. Scusami. Ah, hai puntato Cassandra. Morto. Il frammento pure mi sembra che l'abbiamo sfonnato nel frattempo, no? Ascia da torneo. C'era nient'altro? Qui non c'è niente da spaccare, ok. Allora, qui c'è un luogo storico. Costruito la scogliata della costa tempestosa, il porto a bocca di acqua in tempo collegava Taig dei Nani al mare del risveglio e un sacco di cose. Allora, qui come si passa? Perché noi non abbiamo dei buoni rapporti con l'acqua in questo gioco. Beh, a sto punto non lo so, raga. Temo che ci faccia morire se andiamo qua. Però non è che abbiamo molte alternative. Vediamo. No, direi che ci ha fatto morire. Allora, un secondo. Ci sono delle state alternative? Ah, ecco, ma va, fan bene. Ci stava la strada alternativa. Mi sono morto per niente. Fa vedere un po' come sto? No, ok, la vita mi ha lasciata quantomeno. Ok, morte idiota della giornata. Ci stava tutta. Fungo di profondità. Mo c'ho 27 milioni di funghi della profondità. Profondità. Ok, direi che a funghi della profondità al momento smetterò di prenderli. Pietra estiva mi sa che era di livello 2, ma vabbè. Nient'altro là. Qui abbiamo gruppi di nemici sparsi sopra e sotto. Quello sta vola via. Allora, buoni un attimo. No, liscio. Aia da dietro. Ferma un secondo, caro. Ok. Dove stanno a andare quelli? Fermatevi. Ah, vabbè, niente. Ah, perché questo era sempre del gruppo. No, no, ci avevi fatto bene, scusate, so io che ci ho capito. Oh, slow mo. Ok. Poi diciamo, ci sta anche un gruppo sotto, sì. Non c'era nient'altro, no? No, c'erano queste altre cose qua. Potremmo scendere comunque, però intanto vediamo prima cosa ci sta sopra. Filtro rotto. Boh, se a qualcosa servirà. Qui ci sta qualche sala? Sì. Però prima ci prendiamo della pietra estiva. Perché no? E leggiamo. Diario non firmato. La pozione rossa era amara e bruciava in gola. Non aveva niente a che vedere con il lirium che conoscevo. C'era un mormorio nella mia mente. Una nota continua che pareva attraversare il mio essere. Il potere che infondeva era incredibile. Sembrava che potessi tenere il mondo sul palmo della mia mano, per schiacciarlo con il semplice pensiero. È così che si sente il creatore? Ora non riesco a pensare ad altro che a quel potere. Un assaggio di infinito non permette a un uomo di tornare alla vita ordinaria. Perché essere ciò che sono quando posso essere di più? Many of these Red Templars were good men and women once. Parecchio tempo fa. Stavo pensando di curarli, ma in realtà... Ma pure no. Tanto, so. Non dovremmo stare... Oh, loto, bravo. Che altro? Perché ci stanno... Una cosa sprilucci... Ah no, ok, solamente questo.
Noi stiamo andando qui giù. Non so se però dovevamo tornare indietro per scendere o continuare di qui. No, un secondo. Ci stava il modo di scendere prima. Non vorrei che mi stessi perdendo qualcosa di importante. Eh no, c'erano le scale per scendere. Fammi un po' scendere là. Vorrei un attimo capire bene la situazione. Anche perché qui sotto c'è anche altra gente da picchiare a sangue. Eccoli là. Dove stanno? Buoni tutti. Mi sono un attimo perso. Ok, non avevo attivato il potere. Arcè, state buono. Che è qua. Va a casa. Stanno addormentato? Piccolo. Va bene. Allora, con molta calma. Vita, ranello. Va bene. Pietra estiva. Che altro? Ah, qui c'è sta altra roba droppata dai signori. Oh, anillo di 1000 tagli migliorati. Loden velluto. Ok, ci fa molto piacere. Lirium rosso. Lì c'è l'altra pietra estiva. Ce la pigliamo. Che ce frega. Tanto è gratis. Il fungo lo potremmo poi lasciare, anche se è gratis. Oh, sordi. Buoni tutti. Vedi che fa sempre bene esplorare. E qui non si poteva prendere sto foglietto? No. Diamo dei libri però. Lettera di un padre. Ok. Nani di superficie. Ok. Impugnatura domani foderata. Data iura. Progetti ci piacciono sempre. Poi c'è stata anche un'altra sala, se non erro. Vediamo se c'era qualcosa qui, non credo però. Cioè di qua... Ah, di qua si può aprire direttamente. Allora, aspetta un attimo. Ah, aspetta un se... Era lootabile questo? Sarah, do you believe in the Penso di Maker? no. Yes? Sì? Some of it's a bit off, but Ah. wait, why? Figo. I just thought the way you've lived. What? I don't belong because I never joined some total whatever. But you're a thief. Allora? I take back. Vedi? You kill people. C'ha ragione. True, but only those I E lei ruba know. solo se Don't you necessario. deserve it? Right, we're real Quelli different. che... Stendardo trovato. Va bene. Allora, andiamo a aprire quella porta giù. Sera? Grazie. Vediamo cosa ci dice. Oh, lì possiamo distruggere il lirium. Mo' tutti i funghi. Ah, ci sono uno degli artefatti della tua gente. È proprio qua, ce l'abbiamo. Ci fa piacere. Ah, tra l'altro di qua non si poteva avanzare oltre. Quindi, buono che abbiamo fatto questo giro extra. Anche perché comunque dovevamo distruggere quel cristallo. Andiamo. Mo' toccherà fare un giro un po' pepposo. Che poi penso che Giro di Peppe sia un tipo di frase che dico io e basta. C'era un ramo della mia famiglia che intendeva dire Giro di Peppe per dire un giro lungo più del necessario, oppure una, un giro no, molto largo attorno a qualcosa. Però lo dico sempre, mi sento conto che forse è un'espressione che di non immediata comprensione. Allora, no, mi sono già perso. No, era qua, ok. io ho il senso dell'orientamento. Due rette parallele. Procediamo. Comunque è bello pure qua, eh. Molto bello. Questi effetti di luce dall'alto. Comunque, pietra estiva. Mi sa sempre qua di livello 2, eh. Vabbè, ma noi ci prendiamo tutto, non si sa mai nella vita. Continuiamo a spammare cose. Quella statua là? Vabbè, con calma. Allora, depreda. Sì, abbiamo tutti gli slot liberi. Ammazza, questo per livello 11, guarda che DPS c'hanno le armi da ladro. Va bene, allora, qui sono queste statue che... Ma erano statue o le hanno petrificati? Perché sembrano incredibilmente realistici. Fin troppo realistici.
Comunque, noi soldi ci prendiamo. Che non si sa mai. Anche perché ho speso 10.000 per avere un nug d'oro che mi ha fatto piacere, ribadisco. Ma è stata comunque una spesa. E abbiamo della gente là. Però fammi un attimo vedere prima dall'alto la questione. E ci sono... Ma vai prende? Grazie. Quello è il simbolo sempre quando ci stavano i templari rossi, può essere. L'abbiamo visto in varie grotte in realtà. Allora, intanto andiamo a rompere un culo a questi. E fortezza, blocca, quello si è messo invisibile. Intanto picchiamo quest'altro. Mamma mia. Pioggia di colpi che arriva. A terra. Addormentato, poverino. E non c'era niente. No, c'era qualcos'altro. Abbiamo anche distrutto 10 depositi di lirium, sì. Ma non ci bastano, perché qui ce ne dovrebbe stare un altro. Eccolo qua. Varric sempre leggermente a prova. Vabbè, abbiamo fatto il giro dall'altra parte del ponte, perfetto. E ce ne manca uno. Che comunque penso sia all'interno della... della roccaforte dei templari a sto punto. Qui mi sa che ci sarà parecchio assai da menare. Ops, laggata del secolo. E questo simbolo comunque cosa dovrebbe rappresentare? Tipo uno scheletro piratesco cieco, tipo la furia cieca dell'Irium rosso. Boh, vabbè, rompiamogli il culo. Questa è la somma.